Ciao, sono Giovanni, benvenuto o bentornato nel mio canale. In questo video in cui ti porto la mia esperienza con Temu. Per chi non lo sapesse, Temu è un nuovo e-commerce che si pone proprio a metà tra Amazon e AliExpress, diciamo mettendo insieme un po' i vantaggi dell'uno e dell'altro. Ovviamente il vantaggio di Amazon è quello che chi ha l'abbonamento Prime può avere le consegne in un giorno o quasi sempre in un giorno o comunque molto molto ravvicinate, con i prezzi però ovviamente quelli di Amazon, mentre chi cerca cose un po' particolari e soprattutto magari i ricambi li trova su AliExpress. Però lo svantaggio di AliExpress è che ha un vastissimo assortimento, ma la spedizione sappiamo benissimo che è molto molto lenta, a volte si va oltre il mese, addirittura mi è capitato di recente di ricevere un pacco anche dopo 2 mesi, senza considerare poi tutte le volte che invece i pacchi vengono smarriti. Temu unisce le due cose, ovvero una buona varietà di assortimento di prodotti, prezzi perciò molto molto interessanti, ma soprattutto promettono di consegnare in 6 giorni o 7 giorni, e se non consegnano entro la data che ti dicono loro, ti danno indietro 5 euro ed è quello che è successo a me. Vi spiego tutto come sempre dopo la sigla. Prima di fare l'unboxing vediamo quando ho fatto l'ordine. Era praticamente il 15 di luglio, stavo cercando su Amazon un mixer da utilizzare per mixare la mia voce sopra i video che faccio, ma non volevo spendere una grossa cifra, e tra le varie cose che ho cercato mi sono venuti fuori alcuni prodotti, tra cui questo mixer qui, che l'ho provato a cercare anche su altri mercati, su altri e-commerce, e mi è venuto fuori appunto Temu. Ho visto che il prezzo era molto molto interessante, promettevano perciò più basso di Amazon, promettevo di consegnarlo in circa 6 giorni con corrieri appunto comunque conosciuti come Poste, come BRT, eccetera eccetera, e ho fatto il mio primo ordine unendo poi anche una piccola borsa, questa borsa qui che io uso tantissimo per portare via tutte le mie trabiccoli da nerd, cellulari, cavi, cavetti, adattatori, tablet eccetera, e ho fatto il mio primo ordine. Al ricevimento della mail del primo ordine mi hanno subito inviato un coupon per rispendere quello che io avevo speso nel primo ordine come sconto su ulteriori acquisti, e ovviamente subito dopo ne ho fatto un altro con tantissimi altri articoli per un totale di circa 30 euro di spesa, ma poi con non solo un omaggio, ho speso praticamente un importo di 149 euro scontato 99,86, da cui mi hanno tolto anche un ulteriore sconto di 20 euro, spedizione ovviamente gratuita, alla fine ne ho pagati solamente 30. Adesso vediamo tutto quello che ho comprato, facciamo perciò l'unboxing. Il tutto doveva essere spedito entro pochissimi giorni, appunto come detto nella prefazione, e mi doveva arrivare entro il 6/13 di luglio, perciò c'era questa settimana di lasco perché mi arrivasse il pacco, e infatti è comparso subito sul sito il tracking e perciò la cronostoria della spedizione, tra cui lo sdoganamento, e in una settimana il pacco effettivamente è arrivato in Italia e dato, poi c'è scritto dato in gestione al corriere, però da lì poi è successo il casino, ovvero il pacco poi è rimbalzato tra vari sedi del corriere, finché abbiamo passato abbondantemente il 13, e il 14 stesso, ma la mattina mi è arrivato subito la mail con la conferma che c'era un problema sulla spedizione e mi avrebbero riconosciuto 5 euro di credito, ma gli ordini erano 2 e perciò ne ho ricevuti 10. E sabato 15 il pacco è arrivato alle 7:15 di sera. Io tra l'altro non ero neanche a casa perché stavo lavorando, fortunatamente sono riuscito ad aprire il portone perché il corriere mi ha chiamato e mi ha lasciato il pacco all'interno dell'androne del condominio. Bene, bando alle ciance, vediamo cosa c'è all'interno del paccone di Temu. Vediamo se è ben imballato. State attenti di aprirlo col taglierino perché qui non c'è nessuna protezione. Mamma mia, effettivamente potevo rovinare qualcosa. Bene, allora questi sono praticamente delle clip che ho comprato, hanno un gancio per poter essere appese, sono a strap e sono utilissime per riporre qualcosa e appenderlo, molto comodo per esempio per il cavo della prolunga del tagliaerba, che ogni volta non so mai dove metterlo, e ce ne sono 4, pagate veramente una minchiata, questi li ho pagate 4,98 euro più ovviamente lo sconto.
Poi questa invece è la protezione per l'iPad, la pellicola protettiva per l'iPad che fa sembrare lo schermo dell'iPad una carta, perciò anche la sensazione di usare la penna sembra quella di scrivere sulla carta, e questa l'ho comprata per un collega e questa l'ho pagata 3 euro, che tra l'altro il collega mi ha già dato, mi ha già rimborsato. Questo invece è un adattatore USB-C con le porticine, con 3 porticine USB tipo 3, anzi 4 porticine USB tipo 3, tutto in metallo, fatto anche molto molto bene. Questo l'ho pagato 2,68 euro. Queste qui sono delle invece delle margherite, diciamo, chiamiamole così, dove si mettono gli smalti per far vedere i colori. Queste ovviamente servono alla mia compagna, ne ho comprati 2. Anche questo, l'importo è veramente ridicolo, li ho pagati 38 centesimi e la confezione ne comprende 4. Ne comprende 3, 38 centesimi per 3, perciò ovviamente veramente ridicolo. Tutto questo ovviamente è spedito. Poi, sempre per la mia compagna che fa le unghie, ho preso questi che sono dei buffer, anche questi li ho pagati pochissimo, 1,07 euro all'1, sono 5, perciò 2,14 euro. Questa invece è una cover per iPhone 11, anche questa pagata pochissimo. Ovviamente vi lascio tutto qui sotto in descrizione se volete riprendere qualcosa, 1,28 euro. Poi questo che è un nastro trasparente biadesivo, anche questo l'ho pagato veramente pochissimo, l'ho pagato 88 centesimi. Questi qua sono tappi invece in silicone per metterli sotto alle sedie, anche questi li ho pagati, anche perché qua soprattutto al mare mi servono, perché le sedie che ho qui sono molto molto rumorose. E 20 pezzi li ho pagati 2,48 euro, li avevo già presi su Amazon, li ho pagati 14 euro, li ho pagati 2,48 euro spediti. Questo invece è un porta zampironi, porta vulcano, quelli per le zanzare, in metallo con le varie grigliette per far scendere la cenere. Questo secondo me è utilissimo, ne sto usando uno di terracotta, ma ogni volta lo zampirone cade, è veramente fastidioso da utilizzare. Questo l'ho pagato 1,98 euro. Poi qui c'è un altro replicatore di porte USB con la porta USB 3.0 e sono 7 porte con relativo interruttore per poter accendere e spegnere. Questo l'ho pagato 5,18 euro. Ovviamente c'è tutto lo sconto poi da applicare, perciò i prezzi sono da scontare. Questo invece è un supporto da appiccicare col biadesivo al muro per appiccicare i canovacci, comodissimo. Questi ne ho comprati 2 e madonna santissima, brivido, brivido. Ho preso al volo la telecamera, stava per cadere dal cavalletto. Ecco, prossimo acquisto su Temu, un cavalletto nuovo per la telecamera da portare qui nella seconda casa al mare. Stavo dicendo, questi sono 2 ganci per appendere i canovacci, in cui si infila il canovaccio e poi si strappa. Non c'è il classico laccetto, perciò funziona anche con i canovacci che non hanno l'asolina. Anche questo l'ho pagato veramente pochissimo, 98 centesimi, e ne ho presi ovviamente anche questi, in questo caso ne ho presi 2. Un'altra custodia per iPhone 11 con i cuoricini, poi ve le faccio vedere meglio, anzi ve le lascio qui. Questo invece è stato l'omaggio che mi hanno fatto dopo aver fatto l'acquisto. Il primo acquisto, cioè mi hanno dato anche un omaggio, questo non l'ho pagato, è una rete, una corda comodissima per la moto. Ho lo scooter ma non ho il bauletto dietro, con questo posso legare cose un po' più ingombranti e la corda elastica te le tiene ferme, molto molto comodo. Questa è una coppetta per fare i buchi con il trapano sul muro e per evitare di fare la polvere per terra, perché la polvere viene raccolta qui all'interno. Questa è una cazzata però. In realtà ce ne avevo già una comprata dai tedeschi alla Lidl, ma poi l'ho rotta e non sono più riuscito a ritrovarla a prezzi ovviamente concorrenziali. Qui l'ho pagata 1,48 euro. Questa invece è una figata che avevo già comprato su AliExpress, ma mi è arrivata praticamente dopo un mese, ed è un barra a LED. Vediamo se è un po' carica. No, è completamente scarica, ve la faccio vedere dopo. Praticamente una barra LED che ha in questo caso mi pare 16 LED o 32, c'è la versione da 16 e 32 che vanno al ritmo di musica, perché c'è un microfono integrato, puoi cambiare la modalità di visualizzazione e i colori. Anche questi li ho pagata una cavolata, tipo mi pare 4 euro, anzi 4,98 euro. Un mega straccio per l'asciugare la macchina, questo è gigantesco perché mi pare che sia 1 metro per 50, e l'ho pagato 2,38 euro, quelli microfibra super asciugante, poi super che asciuga velocissimamente. Vedremo poi come si comporterà quando l'avrò la macchina, visto quello che c'è stato recentemente qui nella mia zona, mi ha fatto una tromba d'aria, la mia macchina è in condizioni pessime. Un'altra custodietta per l'iPhone di colore rosa, anche questa pagata 1,50 euro. Oh, questo è un tappeto per il bagno, di quelli
super fuffosi che sono morbidosi quando si scende giù dalla doccia o dalla vasca, e per non mettere i piedi a terra. Questo l'ho pagato 88 centesimi, 40 per 60. Questa è la mia famosa borsa, che sono proprio curioso di vedere com'è. Che bel materiale, wow, bella, forse un po' grandina, ma molto molto bella. Questa l'ho pagata 12 euro. Qui c'è la scheda audio, vediamo cosa c'è qua. Oh, questa è una cosa che volevo assolutamente provare, la svolta definitiva. Adesso che fa caldo ed è estate, questo è l'ombrellino, vediamo come si apre. Questo è il parasole per la macchina, ah, fatto a forma di ombrello. Questa è la svolta, ragazzi, fantastico. Poi lo proverò in macchina, voglio proprio vedere come si comporta. Lo ripiegate piccolino, lo mettete via, occupa pochissimo spazio e soprattutto non dovrebbe più cadere come succede con i vari parasole per il parabrezza. Questo l'ho pagato, mi pare, 7 euro, ve lo dico subito. L'ho pagato 6,49 euro. Allora, qui c'è una scatolina, vediamo che cosa c'è. Oh, qua ci sono gli occhiali, sì. Ho preso anche un paio di occhiali polarizzati, simil Ray-Ban. Lenti blu, wow, plasticosi. Sono veramente polarizzati perché non vedo più il display della telecamera, fantastico. Questi li ho pagati, beh, devo dire che sono comunque anche abbastanza comodi, li ho pagati 2,87 euro. Fantastico. Bene, veniamo al pezzo forte, che è stato quello che poi mi ha fatto fare tutti questi acquisti, che è questa sound card, sia per mobile che per computer, per poter mixare i microfoni. Tra l'altro questa dovrebbe essere anche la confezione con il microfono, e invece qua il microfono non c'è. Molto molto male, a parte che i microfoni sono pieni, perciò. Che bel giocattolino, sembra fatto anche bene, wow, con tutti i vari potenziometri, le lucine, i vari slider per alzare e abbassare il microfono, 1000 ingressi. Qua abbiamo due microfoni, la porta OTG, la porta di ricarica, porta per le cuffie, speaker, l'accompagnamento, due porte live, wow, tra l'altro anche un certo peso. Beh, sono curioso di provarlo, vedremo un po' come funziona, poi magari di questo vi farò anche una recensione completa, ve la porterò nel canale. Bene, e per questo video è veramente tutto. Io come sempre vi chiedo di lasciare un like, se non siete ancora iscritti al canale fate l'iscrizione, così mi aiutate a crescere, potrò portarvi altri contenuti. Magari se vi piacciono questo tipo di contenuti fatemelo sapere sotto nei commenti. Come vi ho detto prima, vi lascio il link di tutte quante le cose che ho acquistato qua sotto, c'è anche il mio codice di affiliazione, se volete aiutarmi cliccate lì e poi fate gli acquisti su Temu e fatemi sapere eventualmente la vostra esperienza. Adesso ho 20 euro di credito a disposizione, perciò sicuramente a breve farò un altro acquisto e vediamo se sarò di nuovamente sfortunato e il corriere perderà il pacco, o se mi arriverà appunto nei 6-7 giorni lavorativi che Temu promette di effettuare le consegne. Di nuovo un saluto da Giovanni, ci vediamo al prossimo video, ciao!